Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora andiamo per la stagione 2014-2015 con veramente un veneziano devastante, LeBron, e vi andiamo a vedere matricola Shaquille O'Neal Junior, sesto uomo John Waldman di seguito, difensore dell'anno LeBron ancora, giocatore migliorato Edward Blount. Boh. Almodoro ancora a Chicago, 2 anni consecutivi, veneziano vuole il quarto titolo, cioè il terzo consecutivo e il quinto con i Chicago. Allora, vediamo un attimo. Allora, punti per partita. Carry, rimbalzi Tyson Chandler, assist Derrick Rose, pari rubate Rajon Rondo, stoppate Tony Togg, minuti Derrick Rose. Bene, bene, bene. Andiamo a vedere i roster. Cambiato molto, ragazzi. Chicago si mantiene con Griffin, Howard, Bogdanovic, Lopez, ma arriva Zach LaVine, raga. Va via il Barba e John Wall, purtroppo fuori dai giochi. È una squadra forse leggermente peggiorata, ma cioè, non potevamo fare altrimenti a livello di costi. Cleveland, sempre i soliti, squadrone. Boston, in miglioramento. Clippers, non malissimo. Atlanta Hawks, ottima squadra. Miami, arriva Kevin Durant e Wade, però il resto poca roba. John Wall passa a New Orleans, Pelican, una scelta coraggiosa per New Orleans. Vedremo, però c'è anche Aldridge e Tatum, quindi bella squadra. Utah, normali, o che cazzo. Sacramento, nulla di che. New York, buona. Los Angeles perde tanto, perde Garnett ritirato, perde Chris Paul. Los Angeles ha finito il ciclo. Squadra da rifare. Orlando, nulla di che. Dallas, nulla di che. Nets, nulla di che. Nuggets, Chris Paul, Hayward, Jokic, Joker, passa ai Nuggets con scambi del draft 14. Walker, no, scusate un attimo. Jokic, Walker e Ox, ottima squadra che vuole già puntare a cose grosse. Indiana, nulla di che. Detroit, buona squadra. Houston, nulla di che. San Antonio, buona. Con Shaquille O'Neal Jr. devastante. Phoenix, buona. I Thunder, Westbrook, Harden, Leonard, Jordan, Ibaka. Anche i Thunder sono arrivati. Cambiano le gerarchie. NBA. Minnesota, nulla di che. Portland, nulla di che. Golden State, sempre la solita. Toronto, nulla di che. Memphis, buona. No, New Orleans, buona. Cleveland, no, basta. Philadelphia, nulla di che. I Timberwolves, bella squadra. Washington, buona. E basta, insomma, ragazzi. Questa è la NBA. Raga, dobbiamo fare la partita per l'anello, che dovrebbe essere questa. Cerimonia anello, e poi ci becchiamo dopo la regular season. Eccoci qua, ragazzi. Ennesimo anello per il talentissimo veneziano ormai. RJ Cousin, campione della National Basketball Association. Bisogna provare a fare il triplete, nel senso le tre vittorie, il tripit, ma mai fatto neanche la veneziana. Brook Lopez. Purtroppo chi è andato via, non so, non ci deve essere probabilmente, non credo ci sia perché chiaramente John Wall e Harden. Grande Bojan. Questo è giusto vederla, questa cerimonia. Veneziano, ragazzi, qualcosa di inarrivabile. 8 titoli NBA. 2 Memphis, 2 Vancouver Grizzlies, 2 Boston Celtic e sono 4. E 4 Chicago Bulls. Jordan è solo un ricordo. Grande Howard. Grande anche Black.
che non ha vinto nel premio delle finali, un piccolo bug. Ma comunque, un grandissimo. Devastante. Adesso diciamo che le squadre più forti forse sono a est, forse. Eccola qua, la leggenda della National Basketball Association. Piange il cuore, no, non è vero. Grandi. Ok, qua possiamo anche... No, aspetta, aspetta, credo coglioni. Inizia l'ennesima stagione. Certo che è arrivato il Joker, ragazzi, nell'NBA. Raga, noi ci becchiamo dopo la regular season. Ragazzi, stagione difficilissima, 47-34. Mamma mia. Probabilmente si sente anche veneziano, comincia a invecchiare, MVP ancora, LeBron James. Nikola Jokic, ovviamente, è la tricolore dell'anno. Jerome Sloan, sesto uomo. LeBron James, ancora difensore. Austin Rivers, giocatore più migliorato. Lawrence Taylor, allenatore, coach e amministratore. John Smith. Allora, adesso sarà durissima, ragazzi, ovviamente. LeBron vuole sto cacchio di titolo e vedremo, insomma. Ovviamente veneziano, adesso sì, sta entrando nella parabola discendente. Mamma mia, prima partita, one disaster. Ho paura che le tre vittorie sarà un record che non porteremo a casa. Ci sta, non possiamo farli tutti ovviamente, però. Scopolone dai Nets, ai ai ai. Vedete che saluteremo tutti. Mamma mia, al primo turno. Ma scusate, un po' qualche infortunato che non mi sono accorto, perché mi sembra impossibile. Ciao, adesso vedo. Howard stagione, ma che schifo. Mi pareva strano. Stagione che finisce così, mestamente. Proviamo a cominciare almeno sta partita, ma in realtà abbiamo Lopez che è un bellissimo centro, però siamo veramente messi male. 3-0. Vediamo se Chicago riesce in qualche modo a resistere. LaVine. Così. Ci sta, ragazzi, ci sta. Non si può vincere sempre. Certo, mi sarebbe dovuto fare le tre vittorie. Ma Venezia è già stanco. Fallo su Blake. Yes! Vediamo se riusciamo magari a cambiare l'inerzia, vabbè, all'inerzia della serie, provando a partire così Lopez, comunque tutti rotti sono veramente, stagione disastrosa, ma si è visto subito nella regular season il crollo. Allora, veneziano adesso ha una stamina un po' curiosa. Per il Cume sono finiti gli anni d'oro probabilmente, l'ultima grande stagione forse quella della vittoria contro Los Angeles. Ci sta. E Blake però fa una cosa degna del miglior Blake. Merda.
No, ciao. Senza agua è dura però. Chiaramente la manina non l'ha persa il Kume. Detto il Kume che vuole diventare il giocatore più longevo della storia della National Basketball Association. Da solo. E ancora per errore. Ancora errore. Chicago vuole dare tutto in sta partita. Veneziano vuole dare tutto. No, la perde malissimo. Bello. Ma ancora errore, ma recupera Blunt. E ancora Veneziano stoppata. Non molla quest'uomo. Quest'uomo non molla. L'anzianotto non molla. E prende anche la contesa. Da ammirare il talento. Blake Griffin. Se fosse una finale ovviamente per noi arrivo fino ai 6 minuti, poi valutiamo. Ancora quanti errori dei Nets comunque che sentono la pressione. Lavin, bravissimo Zach. Grande Blake. Chicago ci prova, Chicago non molla. Lopez. Quale errore. Kume già a pezzi. Adesso il Kume avrà sicuramente un minutaggio diverso, è normale. Bravo Lopez. È normale che sia così. Bello questo. Sfortunatissimi con gli infortuni, però guarda proprio quello che non dovevamo perdere. Ah, va bene, dai. Sinceramente vedo una squadra messa veramente male. Almeno vincerne una proprio per non uscire 4-0. Vai. Proviamoci. Bravo Zach, bravo Zach. Nuovi campioni arrivano nella National Basketball Association. Brooklyn rompe i maroni. Bravo Blake. 30, 28 punti, 39 dal campo, non proprio una prestazione strepitosa, però è che si sente che manca chiaramente anche Wall, come cioè, la riserva di Veneziano, gli dava dei cambi perfetti, cioè, la squadra si è accorciata, Veneziano un anno in più, normale vedere questo, però c'è sempre onore nei Bulls. Bravissimo, arca miseria, passesso, palla in Nets, brutto errore qua. Tutta una squadra non irresistibile, ma fiori. L'era Bulls forse è chiusa.
sarà dura, raga, sarà dura. Mentre JJ Barea, che è della riserva di Veneziani. Buon giocatore, ma non è Wall. Griffin, yes. Grandissimo qua Barea! Che ha fatto Barea? JJ Barea! Boom boom! C'è vita per i Bulls. Almeno non è 4-0, forse. Bravo Lopez, bravissimi. Bravissimi, bravissimi. Che cuore sti Bulls. Che cuore sti Bulls. E se ne va Barea. Buono, buono. Vai Zach. Yes. E Zach il futuro. secondi, dai che voliamo in gara. Vabbè, fa ancora. Ok, Veneziano fuori per falli. 30 secondi. Fallo. Blount. 2 su 2 per il piccolo Blount. No, errore scandaloso. Questo è pesante. Brutto errore qua. No, Barea, no, che brutto errore. Sì. Grande Lopez. Ah, peccato. C'era la spalla. Mamma mia. No. No, purtroppo perde. No. Bravi. Dai, 3-1. Non siamo morti. E vaffanculo, dai. Adesso cambia tutto, adesso cambia tutto. Speriamo. Tanto Cleveland sta prendendo con l'Atlanta, godo. Vediamo se Chicago può tentare il miracolo. Galvanizzata Chicago. Attenzione. Devo provarci. Sarà durissima. Ora bellissimo ovviamente il campo. Chicago non ha l'altezza quest'anno. Lavin. No. Ci ha provato. Mette anche questa. È andata, andata ragazzi, è andata. Bravo Lopez. Ma 5 punti a 1 minuto e 30 con possesso Brooklyn. Dai, è andata. È andata, ragazzi. Salutiamo la stagione. Era pronosticabile.
Tanto LeBron James può vincere quanti MVP vuole, ma fa sempre schifo dopo. Ok, ora Brooklyn comunque. Denver Atlanta, quindi Jokic può subito essere devastante, signori. Ma vince Atlanta, Atlanta è campione NBA. Andrea Bargnani MVP delle finali, grandissimo. Per Jokic sarà per la prossima volta. 4-3, bellissima. Comunque si ritira. Shif Abdul, Kobe Bryant si ritira. Un bacio a Kobe. Jermaine O'Neal, Rashid Wallace, Tim Duncan, Manu Ginobili, mamma mia, la Marò, Madonna, si ritira tantissima. Kirk Hinrich, grande. Ritiri staff, ciao. A me c'è l'Hall of Fame, Tim Duncan, che chiude con 3 titoli NBA, 14 All-Star. Shareem Abdul-Rahim, 14 All-Star. Kobe Bryant, un titolo NBA incredibile, 9 All-Star. Ritiri maglie, Baron Davis, Chef, Manu, Kobe, Team. Cambiamenti storici, tante squadre cambiano. Riunione Lega, ciao. Lotteria Draft. Indiana è prima. Ingaggio. Sono giù perché Fioi sembra veramente finita l'epoca d'oro come Indiana. Alla Cleveland, ancora LeBron James, MVP. Matricola Jokic, Sloan sesto, LeBron difensore, migliorato Austin Rivers e ok, Albo d'oro. Atlanta Hawks vince il titolo NBA con Bargnani. MVP delle Finals. Capi classifica Lega. Durant punti. Rimbalzi Love. Scusate. Assist Rondo, palle rubate Rondo, stoppate Ian Mahib, minuti Harden, e va bene, il problema ragazzi è che la rosa, cioè abbiamo ancora fuori purtroppo Howard, che cazzo sto facendo? E ci siamo, grazie. Veneziano, Lavin, Staley, proprio non sai che cazzo sia, sinceramente. Griffin e Drummond. Purtroppo Howard è ancora ai box, non so per quanto. Benissimo. Non potevo neanche quindi toglierlo per gli scambi, un casino. E i roster sono questi. Veneziano cala ancora. Sembra finita per il talentissimo. 19 anni nei pro, signori. Ha vinto tutto, ma non ce la fa più. Non ce la fa più il culo. Soliti forti Cleveland, ma non vincono nulla. Boston crollata, che c'è Conley. Clippers, niente di che. Atlanta, buona squadra. Miami arriva a Gallinari, ma la squadra comunque in giù. Orleans, buoni. Utah, buoni. Sacramento, no, li ho visti peggio. New York, benino. Los Angeles, che hanno mezzo Chicago con Lopez e Bogdanovic, però anche Los Angeles deve svegliarsi. Orlando, nulla di che, Dal, nulla di che. Fermiamo, soffermiamoci su, vabbè, i Nuggets ovviamente sono di nuovo i favoriti. Poi abbiamo i Thunder, che Harden, Westbrook, sempre una solida squadra, molto solida, che è Leonard. Carmelo Anthony va a Minnesota. E ragazzi, Golden State, Curry, Durant, Thompson, Iguodala, Green, squadrone mostruoso. E niente, ragazzi, saluto il comandante veneziano. Ci becchiamo con il prossimo video. Ciao!